Lungo un fiume, un piccolo torrentello, in realtà un torrentello stagionale, si possono trovare tantissimi organismi viventi e in questo caso stiamo osservando delle larve di tricottero. Allora, vedete, questa è una larva nuda, diciamo, che deve ancora costruirsi un astuccio. Un astuccio che costruisce, ogni individuo costruisce, assemblando o pezzettini di sassi microscopici, ma tutti della stessa misura, che con una sua seta riesce a tenere uniti, oppure come quest'altro soggetto qui, utilizzando dei pezzettini di legno, dei pezzettini di sostanza organica un po' dura. Allora, perché lo fanno? Beh, così sono più protetti, sia perché vengono visti, osservati meno dal predatore che li confonde con l'ambiente, e sia perché in questa maniera sono più duri rispetto alla loro massa, che è più morbida.